See me when the crowd is gone. Used to be so easy, can't you see? I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. The way to beat the pressure down. When you need to find a way to breathe. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. Di notte wave, quella tana del luppolo, neanche Pasqua e Pasquetta ferma la festa della tana, vero Jerry? No, devo dire la verità, neanche Pasqua e Pasquetta, era una scommessa la serata di stasera, e stasera un gran bel risultato. E niente, questa sera probabilmente... Abbiamo Marcantonio qui vicino. Ora, vi sento in mezzo, cioè, per far vedere i due fisici. Tre. Prima, allora questi due sono prima della cura. Di andare in palestra, esatto. Questo è il risultato dopo un sano allenamento in palestra, ma non in una palestra qualsiasi, ma la palestra New Life Center, esatto. Plaino, che oltre a essere un nostro partner del martedì Wave, oltre a essere un amico, il qui presente Emanuele, che adesso ci parlerà anche di quelle che sono le loro iniziative, esatto. Questa serata in collaborazione con loro cosa facciamo? Ogni tot bibit, alcolica, analcolica, indifferente, diamo dei buoni, poi facciamo un'estrazione e loro hanno messo in palio degli abbonamenti trimestrali, degli ingressi settimanali per andare nella loro palestra, e questa è una bella iniziativa per tornare al discorso di proporre comunque le cose nuove, di invogliare le persone comunque a venire a trovarci. Emanuele, spiegaci meglio come funziona infatti questa nuova iniziativa del martedì Wave insieme alla palestra New Life Center. Diciamo che io, intanto buonasera a tutti, ho avuto l'opportunità, grazie a Jerry, grazie a Beta, che è la nostra insegnante, sono prima di tutto amici e piano piano collaboratori. Io ho iniziato da frequentatore di queste serate in vari locali che loro gestiscono, è nata l'amicizia, mi sono sempre divertito e da lì l'idea di coinvolgere la mia realtà, che è una realtà familiare, diciamo che c'è spazio dal bambino di 8 anni fino all'adulto, diciamo di collaborazione con vari centri medici di anche 80-90 anni. Queste serate riescono benissimo per la categoria, diciamo, di sala macchine, fitness, stare in forma, il bell'essere, diciamo, più che il benessere, e si sposano benissimo con il target di giovani. Jerry con la GP20 è fantastico nel raggruppare tantissime persone, tantissimi giovani, e il New Life Center ha anche questo spirito di familiarità, di divertimento. Questa sera siamo qui ad offrire qualcosa che, diciamo, è piccolo come omaggio, però è grande richiamo per far capire ancora alle poche persone che ormai che non ci conoscono, perché senza falsa modestia ormai il New Life Center a Udine è molto molto radicato, l'opportunità di venire a provare gratuitamente da noi, sia con delle settimane gratuite, sia con abbonamenti di 3 mesi a titolo gratuito, che sono 5 in palio, ma penso che sia solo la prima di tante collaborazioni che faremo, perché appunto fondamentalmente ci vediamo molto spesso, quindi è facile anche parlare di lavoro. Assolutamente. Meno male che ha detto e non so cosa dire. No, ma infatti, però volevo dire una cosa io. Siccome ha detto che sta frequentando tantissime serate della GP20, speriamo nel proseguo di vederti sempre così. Perché sappiamo che nelle serate GP20... Ma lui già le frequenta, è che lui adesso, fra un po', non va a casa. Va in palestra. Ha le chiavi, va in palestra e inizia a smaltire. Ovvio. Ricordiamo però che la New Life Center non è solo fitness, ma è anche scuola di ballo, ovviamente. Assolutamente. Diciamo che... spot pubblicitario, siamo la, in soli 5 anni siamo la palestra con scuola di ballo più grande della regione, 9 sale, 2300 metri quadrati, come detto attività dai bambini fino agli adulti, a chi ha voglia di divertirsi, di ballare, di stare insieme, ma soprattutto di fare gruppo, entrare in un ambiente sano, pulito e sociale. Come mi vedete sono, come Jerry lo vedete è,
le persone così vanno d'accordo. Assolutamente. E parlando proprio, Jerry, scusami, parlando proprio di gente avanti con l'età, vorrei anticipare anche l'appuntamento di martedì prossimo con Rossini qui, no? Non si arrabbia Massimo, lo sa. No, no, ormai Massimo quest'anno è un nostro partner anche lui, se vogliamo dire. Martedì prossimo cambiamo, una serata a ridosso del 13, di sabato 13 aprile, ci sarà a Bologna il Sensation White o White Sensation indifferente, e noi martedì prossimo regaliamo due biglietti che sono introvabili, sono due biglietti veri, non sono bagarinaggio, sono due biglietti veri, li estrarremo a sorte per un fortunato, perché ovviamente non possiamo dividere, perché si vada con l'amorosa, con l'amico a questo evento, quindi vi aspettiamo martedì prossimo dopo la serata con la New Life Center per il Sensation Party, chiamiamolo così, con l'anziano. Non possiamo dire il nome esatto perché altrimenti ci querelano. Con l'anziano in console. Come? Con l'anziano in console. Con il nostro amico, diciamo un po' in là con l'età. Ovvio. Massimo Rossini in console. Però sempre bello. Martedì prossimo, sempre bello, sempre bravo. Non so perché è arrivato anche Giulio in questo momento qui, in questo privé della Tana. Mi avete chiamato in ritardo, eh? Cosa avete chiamato in ritardo? Sto vedendo delle cose strane dietro Giulio, ma va bene così. Oggi va bene tutto, anche perché... Faccio il serio. Fai il serio? Ce la fai ancora a quest'ora? Ho bevuto una Guinness. Ah, è dieta anche lui? Ha bevuto solo una Guinness, Jerry? Sì, perché lo sto obbligando a bere di meno, martedì. Ah, ecco. Mi hanno detto che domani comincia la New Life Center, andare in palestra. Lui dorme fuori. Scherzi a parte, te l'aspettavi una serata così in bomba dopo Pasqua e Pasquetta, martedì Wave? Sinceramente no, però sta andando veramente bene, noi siamo contenti. Vuol dire che la gente si diverte con noi e noi ci fa piacere. Sei contento quindi? Sempre contento, sono nato contento. Parliamo anche di un'altra persona che vorrei ringraziare nell'arco di questa serata, a parte... tutto lo staff, il Vari Tonizzo, il Michelutti che lavora, Giorgio Mulloni, ma mi sembra che ci sia anche un ragazzo un po' triste in questo periodo che però sta rispondendo bene, un Casagrande. Ma no, no, è un periodo un po' così, ma lui ha sempre fatto il suo, è un ragazzo che noi crediamo nelle sue puntualità, quindi un bravissimo ragazzo, noi ci crediamo in lui, è un cazzone, dai, ma... Sapevo che arrivava lì. Non può durare tanto. Sapevo che arrivava lì. Vabbè. Ma la Tana anche questa, dai. Ma sì. Martedì prossimo. Anche Jerry lo faremo diventare un... no tanto, ma un po'. Un po' più violento. Sì. Scherzi a parte. Martedì prossimo arriva Rossini. La settimana torniamo a fare Rossini. Il nostro direttore artistico qua ci svela sempre nuove novità. Questa settimana ci sono estratti due biglietti. L'hai già detto. Abbiamo qui. Già parlato. Ovvio. Guarda mi fa le domande. Certo. Ormai è sempre lui. Secondo me puoi salutare. Girarti! No, è meglio di là, che mi giri. No, di là. No, no, di là. Ah, di là. No, là è meglio. Ok. Non è male. Saluta a tutti, va. Bacia a tutti, bacia al microfono. Grazie a tutti, grazie Pasquale, grazie Matteo. Ci si vede. Sexy and I know it. Oh, oh yeah. Oh, I'm sexy and I know it. Oh, oh yeah. Bring the action. Yeah. When I'm at the mall.